Oh, adesso la gente dirà: scusa, William, ma tu che cazzo fai? Eccola lì. Siamo qua adesso a girare. Allora, ragazzi, questo è l'ultimo video che faremo in via Monti. Ok, quindi questa è la palazzina. Stiamo facendo questa operazione che è iniziata circa, credo, 4 mesi fa, luglio è iniziata o giugno? Luglio forse. Luglio, agosto, settembre, ottobre. Facciamo 5 mesi fa, 4-5 mesi fa. Ok? Adesso vi porto dentro, vi faccio vedere i lavori che sono quasi terminati. Forse manca qualcosina ancora. Però dovrebbe essere quasi completamente finito. E l'appartamento, la cosa interessante è che i lavori sono quasi finiti e io andrò in atto il 15 di novembre. Ok, quindi anche questa è un'operazione che è durata qualche mese. Ok, quindi figo come 11 febbraio. Anche in questo caso ci ritroviamo con un'operazione che sulla carta doveva durare un anno, ma nella realtà dei fatti abbiamo chiuso in qualche mese. Ok? Quindi adesso vi porto su all'appartamento e vediamo come sono venuti i lavori. Anche in questo caso siamo andati a comprare un bilocale che è stato trasformato in 3 locali. Quindi adesso lo vedremo completamente ristrutturato. Qui c'è l'ascensore, come potete vedere. Stiamo andando al secondo piano, adesso in questo momento. Adesso vi faccio vedere. Ovviamente non mi ricordavo più neanche il piano. L'importante, ragazzi, è che... cioè, io ho una memoria un po' di merda. L'importante è che riesco a fare il grano, ok? Cioè, fino a quando riuscite a fare il grano, le cose, che è la cosa importante, la porta è questa. Ok? Si sente profumo di vernice. Entriamo. Quindi qui, allora, vediamo dentro qua, qui praticamente siamo andati a fare, qui abbiamo buttato giù un muro, qui c'era un ripostiglio inizialmente, fino a qua forse c'era, no? Che qui c'era il contatore, ah, eccolo lì, ancora il contatore, e qui praticamente, ragazzi, siamo andati a ricreare la zona giorno, per cui qui le persone possono mettere un divanetto piuttosto che, e qui potranno andare a mettere poi la TV, ok? Quindi in quest'area qua. Poi qui si entra nella cucina, ok? Quindi questa qua, vedete, questa qui è la parte della cucina. Abbiamo lasciato questo muro in maniera tale che la cucina, ovviamente, se io entro da questa parte non si vede, quindi non me la trovo subito davanti. Quindi questa qui andrà messa la cucina, tac. Questo deve ancora arrivare, ovviamente, lo sportello che andiamo a chiudere, ok? Quindi questa è l'area cucina dove le persone possono ovviamente anche mangiare. Poi questa qui è una cameretta, ok? Quindi come potete vedere, questa qui è una cameretta vera, quindi sono... saranno 9-10 metri, adesso non so quanto di più, 12? Sì. È abbastanza grande questa qua, sì. Ok, quindi questa qua, come vedete, è la cameretta. Qui c'è un ripostiglio, ok? Anche qui abbiamo messo una porta scorrevole, quindi molto carina questa cosa qua. Ok. Da qui si accede, come potete vedere, gli infissi sono stati cambiati, quindi doppi vetri, eccetera. E da qui potete accedere a quello che è il balcone. In realtà si accede anche dalla cucina, ok? Ecco, questo è il balcone. Anche qui, come potete vedere, abbiamo cambiato le piastrelle, ok? E questo, ovviamente, adesso si vede che ancora devono verniciarlo, ok? Andiamo dentro. Impianto elettrico, come potete vedere, anche quello è nuovo.
Anche qui, vedete, si può uscire direttamente sul balcone, anzi lasciamo aperto che si sente anche meglio. Ok? Poi venite da questa parte e si arriva qui sulla sinistra abbiamo il bagno che è stato completamente ristrutturato. Quindi anche qui c'è bagno finestrato, come potete vedere. Ok, quindi questo qua è bello, bello grosso, quindi ci sta. Poi qui abbiamo il water, devono ancora montare, come vedete, questa roba qui. Cioè perché devono dare gli ultimi ritocchi praticamente, no? E ovviamente poi devono dare anche una pulita prima di consegnarlo. Come vedete qua c'è il bidet. E qua, e se vieni qua dentro, facciamo vedere la doccia che... Eccola lì. Qui prima non mi ricordo, c'era una vasca probabilmente, no? C'era prima una vasca, ok? Perfetto. Ok. E poi qui si entra direttamente in camera da letto, come potete vedere. Quindi questa è la camera da letto. Poi questo qua ovviamente si può aprire anche completamente. E questa è la camera da letto, ok? Quindi come potete vedere questo qua è un tre locali di, non ricordo se sono 67 o 69 metri quadri, 67, oh meno male che c'ho figa Miguel che mi dice le cose perché se no io mi dimentico. Oh, non abbiamo acceso la luce, ma c'è la, vediamo, non abbiamo acceso prima la luce ma in realtà la luce c'è la corrente. Ok, quindi questo è ragazzi, come vedete anche l'impianto elettrico appunto è stato completamente ristrutturato, è stato dato... Questo qua è un grigio, questo colore qua. È un tortora. Sì. Ok, e abbiamo un pavimento, questo è laminato. Abbiamo un laminato. Oh, adesso la gente dirà, scusa William, ma tu che cazzo fai? Oh, raga, io che cazzo vi devo dire? Io ve l'ho detto, io no, non sono emotivo. E, cioè, a me interessa ovviamente consegnare le cose nel modo giusto, però io qui sono venuto poche volte realisticamente, nel senso che quello che mi interessa è ovviamente comprare al prezzo giusto, fare il progetto come si deve, andare a vendere subito l'appartamento al prezzo che ovviamente ci permette di marginare, ristrutturarlo giustamente nel modo corretto per il cliente, ma ovviamente io mi occupo di altro, come potrete immaginare, cioè nel senso io quello che faccio è far l'imprenditore fondamentalmente. Far l'imprenditore vuol dire concentrarsi nelle cose fondamentali e tutto il resto, ragazzi, deve ovviamente essere delegato, ok? Operazione ottima, quindi ottimi margini per quanto riguarda l'operazione. L'abbiamo chiusa in tempi super veloci, adesso andrò alla vendita. Sicuramente il cliente sarà super contento e basta. Quindi questo è da Via Monti al numero 11, questo, giusto, Miguel? Ok? E è tutto. Ciao ragazzi.